eccomi tornata con una nuova ricettina. Questa, fra l'altro, l'ho presa ancora dal sito Cucina con Ale, di cui vi metto il link nell'info box. Ed è una vellutata di zucchine insaporita e impreziosita dal parmigiano, da lo speck, ebbene sì, e dalla mentuccia. Avremo bisogno di le zucchine, chiaramente. Queste sono già bollite, le ho pesate da crude e oggi ne posso mangiare 150 grammi. Delle volte ne ho 100 grammi, però per il più delle volte ne ho 150 a pasto. Poi qualche foglia di mentuccia, questa si è un po' cotta per la vicinanza delle zucchine calde, però è mentuccia fresca. Un bel bicchierone di brodo vegetale, un po' di speck. Io ne ho sgrassato, se vedete l'ho già tolto tutto il grasso. Io qui ne ho 50 grammi e andranno bene per 4 persone. Quindi insomma 10 grammi a testa, poca roba, e anche lì 5 grammi, 10 massimo di parmigiano, pochissima roba. Vi ho già detto che ho già lessato le zucchine e quindi procediamo a tagliare lo speck. Per prima cosa prendo lo speck, questo è affettato ma l'ho compattato, l'ho tutto sgrassato, l'ho compattato e lo faccio a fettine, così. Non devono essere regolari. Se voi avete lo speck sgrassato e tagliato spesso, vi verrà anche meglio la ricetta. Cioè ve lo fate tagliare direttamente, spesso mezzo centimetro, ecco, così vi verranno delle listarelle spesse di speck. In un pentolino antiaderente, senza dentro niente, metto le mie listarelle. Questo pentolino è minuscolo. Sembra un sacco di roba, ma sono i 50 grammi di prima, ma che effetto. Metto le mie listarelle di speck, accendo il fuoco e le faccio saltare un pochettino, saltare, in modo che si abbrustoliscano un pochetto, si scaldino e si abbrustoliscano. Mamma, che profumino lo speck. Ogni tanto gli do una giratina. Vedete che diventa bello croccantino, che meraviglia. E ora che si è bello abbrustolito, guardate che meraviglia. Vedete che non ha molti grassi, li abbiamo tolti tutti prima, per quello non è molto unto il pentolino, anzi non è unto praticamente per niente. E direi che possiamo spegnere il fuoco, che questo è già pronto, e lo mettiamo in un piattino ad aspettare la composizione del piatto finale. Pulisco con un tovaglionino velocemente il pentolino e riaccendo il fuoco metto le formine, ne uso un paio diverse, così, ecco fatto. Prendo il formaggio grattugiato, il grana grattugiato, e cerco di inserirlo proprio all'interno delle formine, così. Cerco di essere un po' abbondante. Con un cucchiaino mi aiuto a far andare il formaggio proprio anche i lati della formina, in modo che venga bene. Ecco qua. Lascio che il formaggio fonda. Non so se vedete che sta fondendo. Faccio uno zoom per farvi vedere, ecco, che il formaggio sta fondendo. Spengo, una volta che è fuso, ho spento il fuoco e lascio che asciughi così nella sua formina. Mentre aspetto che il formaggio si raffreddi, metto il solito robot da cucina, grande protagonista dei miei video, tutte le zucchine. Qui ha la modalità frullatore, se avete un mixer di quelle di immersione molto meglio, io, voi lo sapete, non ce l'ho, lo comprerò, giuro. Metto tutte le zucchine che ormai sono ammorbidite, poi metto dentro le foglioline di menta che ho già lavato ovviamente e metà bicchiere di brodo, chissà se lo vedete, fidatevi, sto mettendo il brodo. Metto metà bicchiere e poi vediamo la consistenza come va,
se ce ne va ancora o no, se ce ne vuole ancora o no. Chiudo. Ok, e la faccio andare. Spengo. Controlliamo. Che profumino. Direi che va bene, assaggiamo di sale. Metto un po' di sale. Metto un cucchiaino d'olio d'oliva. Ecco qui. E lo faccio andare ancora per qualche secondo. Poca roba. Vi faccio vedere come è venuto. Che profumo. Questa più o meno è la consistenza che dovrebbe avere. Riprendiamo un secondo, ora che si sono freddate le due formine di parmigiano. Ok, le stacchiamo, ma ci vuole un attimo visto che sono antiaderenti. Prendo un tovagliolino, ce la metto sopra, così assorbe un pochettino. E con delicatezza le stacco dalla formina. Non verrà un cuore perfetto, però insomma è una roba più concettuale. Tac! Vedete? Premete con i bordi, la stellina è piena di angoli, quindi è più difficile che venga. Chissà se si vede. Sì. Tac! Ed eccole qui le nostre cialdine, che carine. E ora non resta che impiattare. Mettiamo in una ciotolina, o se avete una bella tazza di quelle bianche anche da cappuccio è carino, un paio di mestoli di brodo, insomma dovreste pesarli, ecco qui, così. Poi un po' di speck bello croccante che rimane così in superficie. E infine una scorzetta, una cialdina di parmigiano. Ed ecco fatto, è pronto. Questo è il risultato finale, io spero che vi sia piaciuta l'idea quantomeno, e vi saluto, alla prossima, ciao!